nel momento in cui ci sarà lo sgombero del silos, quelle persone andranno via e verranno ricollocate altrove. E viene ricollocato altrove chi ha diritto di rimanere sul territorio nazionale. Però se uno è illegalmente sul territorio nazionale e ha avuto la domanda respinta già per la richiesta di protezione, quindi è a tutti gli effetti un clandestino, non ha diritto all'accoglienza, deve semplicemente essere espulso. È netta la posizione dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti in merito all'ormai imminente sgombero del silos. Eppure sul rischio che i migranti in arrivo sulla rotta balcanica vadano poi a occupare altri spazi, ad esempio all'interno dei magazzini del Porto Vecchio, l'assessore ha le idee chiare. Se non vuole essere espulso e quindi scappa, se ne va via, sparisce eccetera, è chiaro che potrà cercare qualche altro posto dove andare a trovare rifugio, ma a quel punto bisogna intervenire immediatamente per sgomberare, perché quelle sono evidentemente saranno persone che non hanno diritto di rimanere sul territorio nazionale. Camposacro sarà dunque una tappa per le prime pratiche all'arrivo dei migranti e dovrà mantenere di continuo posti liberi. Sarà un centro in cui la persona arriva, fa le varie visite mediche, fa tutto quello che deve fare, ma nell'attesa di essere trasferito. Cioè l'obiettivo è quello di alleggerire Trieste e questa è la volontà specifica non soltanto dell'amministrazione regionale ma di tutti gli enti coinvolti, anche perché è chiaro che se Trieste è porta d'accesso della rotta balcanica non si può arrivare a una situazione in cui tutti i posti sono esauriti, perché quando tutti i posti sono esauriti vuol dire che se arriva ancora qualcuno non sai dove metterlo e si ricreano situazioni tipo quella del silos. Un'altra parte dei posti deve rimanere sempre vuota e deve essere svuotata continuamente, e questo è individuato nella struttura di Camposacro.